Buonasera, benvenuti a questa nuova intervista qui su teleibs.it. Accanto a me Gaspare Accardo, cittadino mazzarese che si è distinto per la solidarietà negli ultimi anni. Una delle ultime avventure consiste appunto nel raccogliere alimenti, ma non soltanto alimenti, anche prodotti di prima necessità da mandare a questi paesi terremotati. Come nasce quest'idea? Proprio all'inizio, com'è nata? Allora, noi è più di 2 anni che facciamo la solidarietà a Mazara in aiuto delle famiglie mazzarese in difficoltà. Ogni mese facciamo la raccolta alimentare di alimenti per aiutare quel piccolo aiuto fondamentale per stimolo anche per le famiglie, sia di vestiti che sia di alimenti. Quando c'è stato il primo terremoto d'agosto ci ha toccato veramente tanto quello che è successo, vedere tutto questo dramma, tutte queste morti, e quindi abbiamo deciso con il nostro cuore di dare il nostro aiuto a queste famiglie. Abbiamo contattato alcune aziende di Mazara, anche dei trasporti, la ditta Gade Trasporti che si è messo a disposizione, e c'è stata una reazione inaspettata, meravigliosa dalla città. C'è stata veramente tutta la città che ha risposto, allora sono stati anche i lidi che erano ancora aperti, gente che arrivava di continuo ai punti di raccolta che portavano a qualsiasi cosa. Questo è stato, abbiamo fatto un camion intero che è arrivato direttamente nel luogo del terremoto, direttamente alle famiglie. È stata una cosa veramente molto bella, molto sentita di tutta la città. Poi, naturalmente c'è stato quello di poco tempo fa, di nuovo c'è stato questo dramma. Per fortuna questa volta non ci sono state i morti, ma c'è stato un dramma ambientale, sociale, molto devastante. Paesi, piccole città sono scomparse completamente, e ci sono stati dei richiami della gente a dei aiuti, perché nella prima raccolta ci sono state alcune polemiche da parte della protezione civile, che diceva di non mandare vestiti usati, di non mandare alimenti, mandate soldi, e la gente si è ribellata perché sta vivendo un dramma veramente molto forte, e nelle TV nazionali hanno espresso questo dolore di essere aiutati direttamente, perché nella protezione civile non sono aiutati adeguatamente, soldi non ce ne arrivano, e avevano bisogno pure di abbigliamento o anche usato, hanno fatto questa richiesta, e soprattutto volevano anche pure detersivi, gli mancava pure detersivi per potersi lavare. Quindi abbiamo deciso di rifare di nuovo questo aiuto con Solidarietà Nazionale. Io devo ringraziare i ragazzi di Solidarietà Nazionale di Rieti, a Francesco Piotta, che ogni giorno con i furgoni si partono e vanno nella zona vasta, molto vasta, il dramma colpito da avere questi paesi, e vanno a consegnare ogni giorno ai bambini, consegnano anche delle cose per gli animali, perché ci sono molti animalisti che si sono pure messi in moto per dare gli animali. Anche per loro, perché è una cosa molto bella. E quindi ogni giorno si è scatenata questa macchina che è partito qua dalla Sicilia e arriva fino a Centro Italia. C'è questo connubio di cittadini bello, arrivano i saluti dei bambini, della gente che ringrazia una città. Qui non c'è un comune, che è proprio cittadini che aiutano altri cittadini, e si è creato questo connubio di amore, di fratellanza molto bella. Questo è una cosa molto bella per un futuro migliore, perché veramente non c'è soltanto egoismo, menefreghismo in giro, ci sono ancora dentro le persone amore e fratellanza fra i cittadini, e questa è una cosa molto bella. La Strada del Vallo risulta molto attiva sotto questo punto di vista. L'ultima volta, anzi la prima volta, avete raccolto più di un camion, se non mi sbaglio. Sì, sì. Questa volta cosa è stato raccolto, cosa è stato mandato? Allora, questa volta abbiamo praticamente un po' regolato la raccolta, non perché già nei magazzini, perché sono arrivato la Solidarietà Nazionale di Rieti, è arrivato da tutta Italia, non solo da Mazara, quindi sui vestiti usati ce n'erano molti, quindi abbiamo scelto di andare a
con adimento, con la pasta, con vestiti nuovi o seminuovi. Ci sono state anche, lo devo dire, molte lavanderie di Mazara del Vallo che avevano vestiti nuovi, ancora puliti, che molta gente non è andata a ritirarli e sono nuovi, e quindi è stata veramente una bellissima raccolta. Abbiamo dato, dobbiamo ringraziare anche Pastagallo che ci ha dato la pasta, si è messo subito, si è attivato subito mettendosi in contatto con noi per dare il proprio contributo. Ci sono i trasportatori di Mazara che mettono a disposizione i camion, è un costo molto elevato far partire un camion da qua, da lì, ma tutti, anche gli altri economicamente hanno collaborato a creare questa bellissima solidarietà. E io voglio veramente ringraziare con di vero cuore anche e soprattutto i cittadini che mi fermano per strada e mi domandano se c'è bisogno. Questa è una cosa molto bella che io porto nel cuore. La gente mi ferma per strada e vuole notizie, se c'è ancora bisogno, di cosa c'è bisogno, che si mette a disposizione. Questa è la cosa più bella che un essere umano può fare. Bene, il prossimo passo qual è? So che comunque qua a Mazara del Vallo a periodi proprio scanditi nel tempo raccogliete alimenti per le famiglie di Mazara. Una volta al mese noi facciamo la raccolta alimentare che ci mettiamo, andiamo al supermercato e facciamo la raccolta alimentare, e le persone che ci conoscono ormai da quasi 2 anni che facciamo questo vengono a dare appositamente contributo per aiutare le famiglie di Mazara. La nostra raccolta è diversa da tutte le altre perché non c'è deposito, che noi prendiamo questa merce e ce la portiamo e poi la consegniamo. La nostra merce nel giorno stesso che viene raccolta vengono le famiglie con i bambini nel posto dove c'è la raccolta e si vengono a prendere il pacco, gli alimenti che gli servono. Questo credo che è una cosa trasparente, che purtroppo è una cosa che mi piace rimarcare e lo devo fare, anche mi prendo le mie responsabilità. Purtroppo non sono tutto il sistema attorno alla solidarietà non è molto chiaro, quindi questa io mi piace rimarcarla, perché la nostra raccolta viene presa proprio nel posto. Non ci sono, come tante altre associazioni, che può essere, molte sono in buona fede, non dico che tutte sono, ma molte, detto anche dalla gente che viene data, non è molto chiara. Questa è una cosa che dobbiamo rimarcare. Bene, adesso si avvicina tra non molto, sarà Natale, un mese e mezzo circa, sicuramente la solidarietà e la bontà entrerà ancora di più nei nostri cuori, no? Sì, speriamo, specialmente per i bambini, come è stato l'anno scorso, ci sono stati molti doni di regali, e vedere un bambino che la famiglia purtroppo non si può permettere certi tipi di cose e ricevere un piccolo oggetto, e proprio il viso, il sorriso di un bambino è meraviglioso. Quindi ora sotto Natale ci adopereremo come si deve per rendere un po' di gioia serena tramite l'aiuto sempre della città di Mazara del Vallo, perché questa raccolta viene fatta con solidarietà nazionale, viene fatta da noi, da tutti i ragazzi che mi aiutano, questo però, mi piace farla rappresentare come la solidarietà della città di Mazara del Vallo, perché infatti è così. Per chi si volesse mettere in contatto con te, come ti può contattare? Sulla mia pagina Facebook Gaspare Accardo, o la pagina Solidarietà Mazara del Vallo, sempre su Facebook. Questi sono i contatti, ma sono sempre in giro fra i cittadini, quindi sono facilmente reperibili. Perfetto, perché è importante fare la solidarietà, soprattutto perché accanto a noi, spesso e volentieri il nostro vicino di casa ha un problema e magari non ne siamo a conoscenza, quindi ognuno nel nostro piccolo può fare tanto. Grazie a Gaspare Accardo per essere stato con noi, alla prossima.